Con il 67,6% il Piemonte si posiziona al sesto posto nella classifica regionale delle imprese artigiane esposte alla concorrenza sleale. A lanciare l'allarme, sulla base dei dati di una ricerca Europe Barometro, è Confartigianato Torino. I dipendenti di mense scolastiche e ospedali sono scesi in piazza per richiedere il rinnovo del loro contratto, fermo da 32 mesi. Anche i dipendenti IBM hanno organizzato un presidio per chiedere alla Regione un tavolo nazionale al Ministero competente. Roberto Rosso, candidato sindaco di Torino, chiede agli altri candidati che si oppongono a Fassino di fare fronte comune e scrivere regole per spezzare il sistema Torino. Tra i destinatari della lettera, Rosso non ha volutamente messo Osvaldo Napoli, candidato di Forza Italia. 10 anni dopo le Olimpiadi del 2006, l'Istituto delle Riabilitazioni RIBA di Corso Francia a Torino diventa Collaborating Center della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport. Il nuovo istituto, spiega Ugo Riba, presidente del gruppo CDMU, si attesta come il quinto centro riconosciuto in Italia dopo i due di Roma e quelli di Milano e Brescia. Ben ritrovati con il nostro appuntamento dell'informazione, l'informazione di GRP. Con il 67,6% pari a 84.442 imprese, un dato superiore alla media nazionale, il Piemonte si posiziona al sesto posto della classifica regionale delle imprese artigiane esposte alla concorrenza sleale. A lanciare l'allarme, sulla base dei dati di una ricerca di Eurobarometro, è Confartigianato Torino, secondo cui il fenomeno è una grave minaccia soprattutto per gli artigiani e per le piccole imprese. Con il 67,6% pari a 84.442 imprese, un dato superiore alla media nazionale, il Piemonte si posiziona al sesto posto nella classifica regionale delle imprese artigiane esposte alla concorrenza sleale. A lanciare l'allarme è Confartigianato Torino, secondo cui il fenomeno è una grave minaccia soprattutto per gli artigiani e per le piccole imprese. Il fenomeno del lavoro irregolare presenta forti differenziazioni territoriali. La Calabria, con il 22,9% degli occupati irregolari, è la regione che presenta il valore più alto. Il Piemonte, con il 10,6%, si posiziona a metà della classifica delle regioni. L'artigianato poi è particolarmente esposto alla concorrenza sleale del sommerso. A livello nazionale risultano esposte il 65,8% delle imprese artigiane. Il Piemonte con il 67,6% supera quindi la media nazionale e si posiziona appunto al sesto posto. Nella sola città di Torino si contano 43.000 imprese che si occupano prevalentemente dei servizi alla persona, in modo particolare parrucchieri ed altri trattamenti estetici. L'abusivismo è direttamente collegato alla crisi, dice Dino De Santis, il presidente di Confartigianato Torino. Il settore particolarmente a rischio risulta essere quello dei parrucchieri e delle estetiste, spesso ex dipendenti licenziati che continuano ad esercitare a casa loro. Poi ci sono gli idraulici e gli elettricisti che arrotondano anche se non prestano più i loro servizi ufficialmente. E i dipendenti in mobilità oppure i cassintegrati. Questo esercito di abusivi non solo fa concorrenza sleale alle imprese regolari, ma determina una rilevante evasione fiscale e contributiva. In particolare, se a livello nazionale l'incidenza ad alta esposizione alla concorrenza sleale del sommerso sull'artigianato si attesta sul 24,2%, il Piemonte registra un 21,4%, soprattutto a Torino. Non dovremmo più tollerare le attività irregolari, come se fossero in qualche modo legittime, anche se talvolta necessarie per la sopravvivenza di molte famiglie, continua De Santis, perché il fenomeno è una grave minaccia soprattutto per gli artigiani e per le piccole imprese. Noi piccoli siamo le prime vittime della concorrenza sleale, di chi lavora senza rispettare le leggi. Si stima che la presenza di una fetta così ampia di lavoro irregolare determini un'evasione fiscale e contributiva pari a 11,78 miliardi di IVA, 2,8 di IRPEF, 604 milioni di IRAP e 4,54 miliardi di contributi sociali. La cronaca fugge dopo aver provocato un incidente stradale, ma viene immediatamente fermato da due finanzieri fuori servizio che lo denunciano per omissione di soccorso.
È accaduto nella notte in Corso Unione Sovietica a Torino. L'automobilista, a bordo di una Lancia Musa, secondo quanto ricostruito, ha travolto una Fiat Panda e ha proseguito la sua corsa. I due finanzieri, attirati dalle urla del conducente della Fiat Panda, mentre chiamavano i soccorsi, hanno notato l'automobilista allontanarsi a piedi dopo aver abbandonato la vettura. In seguito è raggiunto e è stato condotto agli uffici del gruppo Torino, dove hanno scoperto che era senza patente di guida e con precedenti penali. Dramma in serata in una villa a Pratiglione, nel Torinese. Un uomo di 56 anni è morto strangolato dalla recinzione del giardino di casa che stava cercando di scavalcare. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto con il 118, l'uomo avrebbe cercato di scavalcare il cancello dopo aver rotto la chiave nella serratura e la recinzione in plastica gli si sarebbe attorcigliata attorno al collo strangolandolo. A chiamare i soccorsi è stato un passante. All'arrivo dell'ambulanza, però, per il 56enne non c'era più nulla da fare. Il medico legale ne ha poi constatato il decesso. L'esatta ricostruzione dell'incidente nelle mani dei carabinieri della compagnia di Ivrea. I dipendenti di mense scolastiche e ospedali sono scesi in piazza per richiedere il rinnovo del loro contratto, fermo da 32 mesi. Ma non sono i soli ad essere scesi in piazza Castello. Anche i dipendenti IBM hanno organizzato un presidio nei giorni scorsi per chiedere alla Regione un tavolo nazionale al Ministero competente. Senza contratto da 32 mesi, i dipendenti delle mense di scuole e ospedali hanno deciso di scendere in piazza. Al collo hanno un manifesto con uno slogan significativo: il piatto piange. Alcuni diritti che noi abbiamo ce li vogliono togliere. Ad esempio? Per esempio come la 14ª, come per esempio dei permessi retribuiti, che abbiamo un permesso al mese per le nostre necessità. Poi anche nell'eventualità che la nostra ditta perda l'appalto, la nuova ditta che rientra, se vuole, non ci assume. A oggi invece c'è l'obbligo di assumerci, però vogliono togliere questo diritto che abbiamo. Ci dica qualche numero, quante siete? E insomma, oggi qui in piazza ne vediamo una trentina, ma più o meno l'indotto quant'è di questa parte? Il nostro impianto siamo 34, fra addette mensa, cuochi, baristi, siamo 34-35. Oggi un incontro in regione, da questo incontro cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che i nostri diritti acquisiti restano fermi lì dove sono, solo quello, e che ci rinnovino il contratto, che è 3 anni che è scaduto. A poca distanza anche i dipendenti dell'IBM. Di una mancanza di certezza per il futuro. E noi come IBM abbiamo tutta una serie di problematiche. In una nota della FIOM CGL torinese si chiarisce che l'obiettivo del presidio è quello di impegnare la Regione Piemonte affinché si apra un tavolo nazionale in sede ministeriale nel quale l'azienda chiarisca quali sono le prospettive produttive e occupazionali nel nostro paese. A dicembre IBM ha ceduto 2 rami d'azienda alla Deco per un totale di 300 lavoratori, di cui 88 a Torino. Ma la preoccupazione dei lavoratori è data dal fatto che l'azienda negli ultimi 3 anni ha ridotto gli organici da 7.000 a 5.000 dipendenti e che il piano per i prossimi 5 anni prevede altre pesanti riduzioni di personale in tutta Europa. Roberto Rosso, candidato sindaco di Torino, chiede agli altri candidati che si oppongono a Fassino di fare fronte comune e scrivere regole per spezzare il sistema Torino. Tra i destinatari della lettera, Rosso non ha volutamente messo Osvaldo Napoli, candidato di Forza Italia. Sentiamo perché. Roberto Rosso, candidato sindaco a Torino, di questa mattina la notizia che ha scritto agli altri candidati sindaci per denunciare un sistema Torino. Sì, io ritengo che sia ora di finirla con quello che alcuni giornalisti, non troppi per la verità, chiamano il sistema Torino. Un legame indissolubile tra la sinistra di Fassino e un pezzo del centrodestra per coprire insieme clientele, camarille, trasversalismi di ogni tipo. Non esiste una cosa simile neppure in Emilia, neppure in Toscana. A Torino ha preso piede un legame indissolubile tra le società finanziarie, la Compagnia di San Paolo, la Cassa di Risparmio di Torino, tra il Comune e tra l'opposizione in questo Comune, che è impropria. Chi fa l'opposizione deve fare l'opposizione, non deve mettersi a servizio di chi comanda, non deve chiedere un osso da rosicchiare a chi comanda, deve fare l'opposizione e cercare la prossima volta di sostituire chi comanda, perché altrimenti entriamo in un sistema marcio nel quale più nessuno fa la propria parte, nel quale alcuni fanno finta di essere da una parte e altri dall'altra senza farlo davvero. Faccio un esempio pratico. Io in questo invito che ho rivolto a tutti i candidati sindaco di Torino di partecipare come a un fronte comune contro queste porcherie, ho escluso Osvaldo Napoli, il candidato di Forza Italia. Perché?
perché lui prende lo stipendio da presidente dell'ANCI direttamente da Fassino. Cioè, Fassino come presidente dell'ANCI gli garantisce lo stipendio che lui prende all'ANCI. Queste cose non possono essere avversari due persone così legate. Io ho chiesto a Osvaldo Napoli di dimettersi da questo incarico e poter competere a mani nude contro il suo avversario politico Fassino, senza avere invece legami di questo tipo con lui. Spero che ci possa essere un rinnovamento della città, che si sia in grado di abolire il sistema Torino, di farla diventare una città normale, in cui la gente di sinistra fa la sinistra e in cui la gente di destra fa la destra. Lei vorrebbe anche un confronto pubblico con Osvaldo Napoli? Ma sì, certamente, con Osvaldo Napoli, con Fassino, con tutti. L'importante è che siamo tutti nelle condizioni di poterci dire avversari degli altri. Io non è che penso che si debba andare tutti nella stessa barca, io non ho niente in comune con Marco Rizzo dei Comunisti Italiani, con Airaudo della Sinistra, con l'Appendino dei 5 Stelle, ma dico che insieme possiamo determinare delle regole comuni, questo sì. Non per fare la gestione dell'amministrazione su cui abbiamo idee troppo diverse, ma per costruire una regola comune di come stare all'opposizione e di come stare in maggioranza. È morta per una malattia improvvisa la giudice Tiziana Proietti della quinta sezione penale del Tribunale di Torino. Aveva 42 anni, era entrata in magistratura nel maggio del 2013 dopo aver conseguito la laurea mentre lavorava come cancelliere. Fino alla scorsa settimana, quando le è stata diagnosticata una gravissima patologia, aveva prestato servizio regolarmente. Fra i processi che stava celebrando c'era anche quello noto alle cronache giornalistiche come San Michele, sulla presenza dell''Ndrangheta in Piemonte. La notizia della sua scomparsa, ha detto la collega Alessandra Salvadori, ha portato dolore a tutti, anche a coloro che l'hanno conosciuta pochissimo. Era una persona capace di creare armonia, allegra e disponibile. Nonostante fosse in magistratura relativamente da poco, dice, dimostrava una grande maturità, era sempre disposta ad approfondire, a dialogare, a mettersi in discussione. Sapeva gestire le udienze e scriveva le sentenze molto bene, un giudice completo. Proietti aveva fatto domanda per accedere alla nuova sezione, la sesta creata nel Tribunale di Torino. Temeva, dice ancora Salvadori, che non sarebbe stata ammessa a causa della giovane età. Io so che ce l'avrebbe fatta, ma lei non l'ha mai saputo. 10 anni dopo le Olimpiadi del 2006, l'Istituto delle Riabilitazioni RIBA di Corso Francia a Torino diventa collaborating center della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport. Il nuovo istituto, spiega Ugo RIBA, che è il presidente del gruppo CDIMU, si attesta come il quinto centro riconosciuto in Italia dopo i due di Roma e quelli di Milano e Brescia. 10 anni fa a Torino, racconta Fabio Pigozzi, presidente della FIMS, ha presentato alla comunità internazionale la sua eccellenza organizzativa, ma anche l'unione dell'eccellenza sportiva a quella scientifica. Collaboration Center of Sport Medicine della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport. Che cos'è? Dunque, questo vuol dire avere un riconoscimento come centro di eccellenza in Europa, o meglio, centro di eccellenza nel mondo. Questo sembra una parola molto grossa, ma si pensi che ce ne sono solo 5 in Italia. Con la nostra. A Torino ci sono state nel 2006 le Olimpiadi, Torino è diventata città olimpica. Noi abbiamo avuto la fortuna di collaborare con i medici, i professionisti che hanno organizzato la parte sanitaria di Torino 2006 e abbiamo utilizzato quindi le loro conoscenze, i loro rapporti nel mondo per costruire un istituto che fosse adeguato per avere questo tipo di riconoscimento. Quindi è cambiato il modo di approcciarsi a quello che è la medicina? L'approccio è sempre lo stesso, diciamo che chi ci viene incontro è la tecnologia. Ormai abbiamo delle tecnologie così sofisticate che ci permettono di valutare le performance dell'atleta, monitorarlo e riportarlo alla situazione antecedente la malattia, magari anzi potenziarlo ulteriormente. Prospettive mediche per il futuro? La tecnologia ci aiuta tantissimo, ma uno degli aspetti critici per il futuro sono i costi. Noi cerchiamo di contenere i costi e se possibile, laddove possibile, ridurli, soprattutto attraverso la teleriabilitazione. Cioè noi cerchiamo di tenere qui il paziente il meno possibile per poi poterlo riabilitare a casa. Quanto è importante la medicina all'interno dell'attività sportiva? La medicina dello sport ha un ruolo fondamentale che va dalla prevenzione delle patologie dell'atleta ad una adeguata terapia e riabilitazione. Diciamo che l'attenzione alla cura dell'atleta è la missione di
ogni medico sportivo, quindi di fatto poter disporre anche di tecnologie d'avanguardia per diagnosi e terapia è sicuramente un gol molto importante per la medicina dello sport. Qual è uno degli aspetti più importanti che magari vengono trascurati da parte degli sportivi? In primo luogo è estremamente importante la prevenzione e in secondo luogo naturalmente l'attenzione a tutti quei che possono essere gli aspetti in una branca multidisciplinare, la nutrizione, la riabilitazione, la prevenzione dei traumi, ma anche il trattamento e la diagnostica per immagine. In Italia noi abbiamo 21 milioni secondo i dati Istat di praticanti attività sportiva e poco meno di 10 quelli che praticano attività agonistica. Tutti questi per legge sono tenuti a essere sottoposti a una visita preliminare. Il nuovo centro riabilitativo di Torino è un centro doppiamente innovativo, come spiega Antonella Catanese, architetto di Torino, ha unito quattro professionisti che hanno trasformato un'autorimessa nel quinto centro riconosciuto in Italia. L'edificio dispone di attrezzature all'avanguardia. Sono, direi, orgogliosa di questo progetto della IRR, questo nuovo centro riabilitativo di Torino, perché è un centro innovativo che per due cose è innovativo. Uno, perché ha creato un team di progetto tra professionisti che tra loro non aveva mai lavorato. Si sono trovati per risolvere le problematiche di uno spazio, di un tessuto urbano della città di Torino, misto. Questo fabbricato era un fabbricato che nasceva come un'autorimessa e si è trasformato in questa, insomma, in questa nuova architettura. Direi un'architettura che vede gli spazi con nuove concezioni, perché è stata trasformata creando un pozzo di luce che permette di utilizzare lo spazio interno con lo spazio esterno e soprattutto la grande innovazione è stata quella di sistemare sulla copertura una pista da runner. Così chi viene a fare la riabilitazione può fruire anche gli spazi esterni. Di innovativo ancora c'è una piscina di acqua salata e molto luminosa, cioè gli ambienti sono, noi abbiamo puntato molto nella nostra riqualificazione all'uso della luce e a studiare quello che l'architettura può trasmettere alla persona. Quante sono le aree di allenamento all'interno della struttura? Ci sono anche degli spazi relativi alle visite, alle cure? Assolutamente sì, la struttura è una struttura che occupa 2500 metri quadrati circa, è dotata oltre che la piscina che ha questo collegamento visivo con la parte esterna di una palestra che è attrezzata con una serie di attrezzature mirate per quanto riguarda la riabilitazione, ma ci sono anche attrezzature riabilitative direi uniche nel suo genere. Per esempio c'è una macchina che consente di fare riabilitazione in assenza di gravità, che si chiama appunto Gravity ed è collocata all'interno della palestra. E poi sul tetto, come dicevo, ci sono anche lì sistemate alcune, viene utilizzato anche quello come palestra e sono sistemate alcuni attrezzi per la riabilitazione. Si chiama Pediatric Simulation Experience e sono due giorni di simulazione dedicati a medici specializzanti in pediatria che si terranno a Novara l'11 e 12 febbraio. È il centro di simulazione in medicina e professioni sanitarie dell'Università del Piemonte Orientale che se ne occupa e ad ospitare la prima edizione di un evento di formazione organizzato in collaborazione con specialisti dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze. La relazione d'apertura sarà tenuta da Paolo Bivan, che è il medico dell'ospedale Borgo Trento di Verona. E sicuramente ci saranno una serie di simulazioni, tutte riguardo appunto alle patologie o alle situazioni di emergenza che i medici potrebbero trovarsi ad affrontare con dei bambini come pazienti. Torna il sole sul Piemonte dopo la pioggia e la neve che ieri hanno interrotto un lungo periodo di siccità, ma secondo le previsioni di ARPA Piemonte si tratta soltanto di una parentesi, quindi non abituateci troppo perché domani una veloce onda depressionaria porterà sulla regione nuove instabilità, con nevicate oltre 900 metri nelle ore più fredde della giornata su tutto l'arco alpino, zero termico in quota fino a 1300 metri e venti forti con condizioni di phon, quindi di vento un po' più caldo nella giornata di mercoledì, in aumento il pericolo valanghe. Per ora non ci sono altre notizie, come sempre grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi.
Con il 67,6% il Piemonte si posiziona al sesto posto nella classifica regionale delle imprese artigiane esposte alla concorrenza sleale. A lanciare l'allarme, sulla base dei dati di una ricerca Europe Barometro, è Confartigianato Torino. I dipendenti di mense scolastiche e ospedali sono scesi in piazza per richiedere il rinnovo del loro contratto, fermo da 32 mesi. Anche i dipendenti IBM hanno organizzato un presidio per chiedere alla Regione un tavolo nazionale al Ministero competente. Roberto Rosso, candidato sindaco di Torino, chiede agli altri candidati che si oppongono a Fassino di fare fronte comune e scrivere regole per spezzare il sistema Torino. Tra i destinatari della lettera, Rosso non ha volutamente messo Osvaldo Napoli, candidato di Forza Italia. 10 anni dopo le Olimpiadi del 2006, l'Istituto delle Riabilitazioni Riva di Corso Francia a Torino diventa Collaborating Center della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport. Il nuovo istituto, spiega Ugo Riba, presidente del gruppo CDMU, si attesta come il quinto centro riconosciuto in Italia dopo i due di Roma e quelli di Milano e Brescia.